ma bisogna, per ottenere maggiori benefici, avere un'idea innovativa, quella che sta avendo questo istituto con passione che mi ha coinvolto in un modo inaudito. Cioè, io sono pronto a venire un'altra volta nei prossimi incontri, a ospitarvi. Cioè, c'è la necessità di collaborare, ma collaborare con intelligenza, con la necessità di condividere un progetto comune serio, serio. L'incontro con il console è un'altra chicca nel percorso che state affrontando come istituto. Gli imperatori, dopo la nostra colonizzazione, Traiano, Marziale, Seneca, sono dei grandi esponenti della cultura classica nati in Spagna. Quindi abbiamo dei collegamenti noi di assoluto livello, di assoluto prestigio culturale. Dobbiamo intensificarli, dobbiamo pensare che ci possa essere un percorso anche di crescita all'esterno, dobbiamo farli andare fuori a conoscere, a vedere, ad approfondire gli studi. Io avevo un'idea stamattina per quel che riguarda il nostro comune, e non so se siete d'accordo. Noi abbiamo un comitato scientifico all'interno della fondazione che nell'associazionismo, diciamo, generale, si distingue per codice civile, perché la fondazione ha un ruolo ben preciso, ha un consiglio di amministrazione, è un ente non profit. Diciamo, noi abbiamo un comitato scientifico, il cui presidente è qui presente stamattina, al quale dopo, se mi consentite, chiedo la parola per prospettare poi la sua idea. Io avevo pensato di introdurre nel nostro comitato scientifico il professor Mazzarella. Dilaniato da concezioni intellettuali assurde.